Un accordo di collaborazione per regolamentare gli interventi conseguenti alle esigenze di primissima accoglienza dei migranti che occasionalmente raggiungono le coste della piccola isola di Marettimo. L'intesa è stata sottoscritta presso la Curia Vescovile di Trapani dal Vescovo Pietro Maria Fragnelli, dal Sindaco dell'Egadi Francesco Forgione e dal Prefetto Filippina Cocuzza. L'isola di Marettimo, infatti, per la sua posizione geografica è divenuta frequentemente punto di approdo per i migranti provenienti dalla Tunisia e per tale ragione anche alla luce della dichiarazione dello stato d'emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri lo scorso aprile, Prefettura, Curia ed ente locale hanno ritenuto indispensabile disporre di un punto di primissimo approdo al fine di ospitare temporaneamente i migranti anche di minore età e prestare le cure indispensabili in attesa del loro immediato trasferimento verso Trapani, trasferimento che potrebbe comunque essere ritardato dalle condizioni meteomarine. Il protocollo ha quindi raccolto la disponibilità della Curia nel concedere per la temporanea sosta dei migranti i locali dell'oratorio della parrocchia Maria Santissima delle Grazie di Marettimo. Abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con la prefettura, quindi il governo, e con il consenso del vescovo, della curia, di Monsignor Messana, per garantire la prima accoglienza immediata ai migranti che giungono sull'isola di Marettimo in attesa del trasferimento immediato a Trapani. È un dovere sociale, civile ed istituzionale, con un'assunzione di responsabilità del comune rispetto alla gestione, alla efficienza e alla pulizia dell'oratorio da ripristinare in tempi rapidi ed immediati. Crediamo che questo sia un atto doveroso nei confronti non solo di chi arriva in condizioni disperate nelle nostre isole, ma dell'intera comunità internazionale. Lo spirito è quello di regolamentare le competenze dell'amministrazione comunale e quelle della prefettura stessa, accogliendo con grande, devo dire, gioia e apprezzamento la disponibilità manifestata da Sua Eccellenza Fragnelli di mettere a disposizione, in occasione degli sporadici sbarchi che avvengono a Marettimo, l'oratorio. Si tratta di una disponibilità limitatissima, perché tutta più può durare una notte, e giusto se gli arrivi sono tardi di sera, e il comune provvederà all'accoglienza vera e propria, quindi a fornire dei kit di abbigliamento, a fornire i pasti, a fornire insomma dei materassi per accogliere, appunto, come dicevo, per una notte i migranti. E ci saranno appunto dei referenti specifici, in modo tale che nell'immediatezza di uno sbarco ciascuno insomma saprà e dovrà muoversi per come appunto abbiamo concordato. Un'occasione importante questa, ricevere in episcopio il prefetto, la signora Cocuzza, e il sindaco di Favignana, perché quello che era in programma, cioè l'accordo tra prefettura e il sindaco di Favignana a favore dei nostri fratelli e sorelle che eventualmente vengono fino a Marettimo, magari anche di notte, e per l'urgenza della loro accoglienza. Abbiamo stabilito che tra la parrocchia di Marettimo e il comune di Favignana ci sarà un'occasione, ci sarà un modo di concordare la migliore accoglienza possibile, insomma, con il rispetto anche delle esigenze e necessità delle istituzioni.